Ciao a tutti amici di eximaddore.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare le QPAD QH90, un headset di tipo stereo. Partiamo subito dall'analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo un'immagine illustrativa del prodotto, il modello delle cuffie e il logo dell'azienda. Inoltre nella parte alta sinistra troviamo delle specifiche tecniche del prodotto. Nel retro della confezione troviamo le specifiche tecniche riportateci in una tabella, una breve descrizione del prodotto, altre caratteristiche tecniche dello stesso headset e alcuni riferimenti sull'azienda. Ai lati troviamo alcune immagini illustrative che ci riportano appunto le specifiche tecniche di questo headset nel dettaglio e nel lato sinistro troviamo appunto il modello delle cuffie. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Eccoci qui, procediamo quindi ad estrarre il prodotto dalla confezione. Eccoci qui, come possiamo vedere le cuffie sono ospitate in un'altra confezione in cartone, quindi la cura per questo tipo di cuffie è ai massimi livelli. Procediamo ad aprire la confezione, troviamo subito della gomma, della spugna scusate, che protegge il headset. Nell'intercapedine della scatola troviamo anche una breve descrizione che ci viene fatta direttamente dalla QPAD per l'acquisto di questo headset. Procediamo direttamente all'estrazione delle cuffie, quindi troviamo il bundle composto da una quick start guide del prodotto, le cuffie. Procediamo un attimo ad estrarre direttamente questa spugna che protegge le cuffie. Ok, un attimo. Ok, quindi qui sotto le cuffie, controller, un altro jack. Quindi analizziamo un attimo nel dettaglio il bundle di queste cuffie, che si compone dunque di un sacchetto in tessuto che ci permetterà di trasportare le cuffie ovunque noi vogliamo, con la serigrafia QPAD su un talloncino al lato, la quick start guide come abbiamo detto, il controller per la regolazione del volume e del microfono, con i due ingressi per i jack da 3,5 mm che andremo a collegare direttamente al computer, e come possiamo vedere i connettori dei jack sono placcati in oro, quindi massima cura per i dettagli e per la qualità del prodotto. Inoltre troviamo un adattatore da i due jack da 3,5 mm ad un singolo, quindi magari possiamo sfruttare le cuffie anche per ascoltare la musica al nostro smartphone. Un microfono staccabile con un rivestimento in spugna per prevenire eventuali interferenze e fruscii. Il microfono è tipo semovibile, non è molto flessibile ma comunque si muove. Che altro troviamo? Vediamo un poco. Una prolunga dei jack 3,5 mm che dovrebbe essere circa 2 metri di lunghezza, e le cuffie direttamente. Vediamo un attimo ad estrarle. Eccoci qui. Quindi troviamo le cuffie, vabbè, questa plastica la toglieremo durante le foto dettagliate nella recensione. Quindi le cuffie si presentano molto bene, hanno questa struttura in alluminio di colorazione nero, di molto molto bella. Il logo QPAD è posto su entrambi i padiglioni, sia nel lato destro che nel lato sinistro. Sono delle cuffie di tipo chiuse, infatti hanno questa conformazione molto particolare, ci permetteranno quindi di isolare il rumore esterno molto bene. Sono dotate come sempre di un rivestimento in memory foam che ci permetterà di giocare o di ascoltare la musica per lungo tempo senza che la nostra testa si possa affaticare. Ovviamente abbiamo la possibilità di regolare la dimensione delle cuffie per calzare meglio sulla nostra testa, come possiamo vedere.
La qualità generale di queste QPAD è davvero molto alta, come possiamo vedere è ricamato anche il logo QPAD sull'archetto, che ovviamente ha nella sua parte interna un rivestimento anch'esso in gomma, che ci permetterà sempre di mantenere la testa, cioè di prevenire eventuali problemi o comunque affaticamenti durante sessioni di gioco o meno. E che dire, il lead set è in colorazione nera, molto bello, come abbiamo detto le asticelle sono in metallo, con finitura molto in alluminio spazzolato, scusate, e niente, le cuffie sono davvero molto belle ed elegante. Per foto dettagliate e la nostra recensione le potrete trovare sul nostro sito www.ximhardware.com. Un saluto da tutto lo staff.